Signor Rulla Barbera, lei sostanzialmente questo omicidio di cui abbiamo parlato, questo di Tortorici e Pillari, è avvenuto nel 1986. Che ruolo rivestiva lei nell'86? Nell'86? E siamo nel periodo in cui ero reggente della famiglia di Altofonte, 86-87. Quindi aveva già una posizione di vertice, giusto? Era reggente della famiglia di Altofonte. Sì, reggente, sì. Nell'ambito di Cosa Nostra, sì. Siccome ci sono state delle disguide... Questo le ha già accennate all'inizio. Avevo l'incarico di riferire tutto quanto succedeva a Di Maggio. E nell'86 lei mi pare che ha accennato all'inizio che faceva parte di un gruppo di fuoco assieme a... Vuole ripeterle, dispiace? Nell'86? No, all'inizio disse che lei... aveva fatto parte di un gruppo di fuoco, ho capito male. Il gruppo ristretto di fuoco che ho parlato poc'anzi, io mi riferivo al mio ritorno nel 92. Nel 92? Sì. E prima invece aveva avuto prima il ruolo di semplice soldato. Fino all'86. Sì. Poi sono stato reggente alla famiglia di Altofonte. Sì. E ci sono rimasto 86-87, fino all'87. Ecco, potrebbe cortesemente spiegare alla Corte in questo periodo perché lei, diciamo, ha partecipato così intensamente agli omicidi dei quali stiamo discutendo? Sì. Il mandamento di solito si serve di persone, essendo che doveva fare omicidi sul paese, di persone strane. Sì. Essendo Altofonte che appartiene al mandamento di San Giuseppe Eato, decideva il mandamento dove prelevare queste persone per... potessi servire di persone strane nel caso dell'omicidio, sì, di Baio, dove avveniva nel centro del paese e potevano essere riconosciute, si serviva di persone strane. In quel caso ero io e Di Matteo, che eravamo stati coinvolti, e poi qualche altro, c'è stato il appunto Di Gallo, e decideva di volta in volta il mandamento a chi mandare a chiamare e a chi... Diciamo che lei veniva utilizzato molto spesso... In quel periodo. Mentre nell'82-83, non so, il rappresentante, essendo il rappresentante, il Di Gallo Andrea, a chi decideva di invitare ad andare a fare questi omicidi, perché era il rappresentante che decideva. Quando c'era una reggenza, la responsabilità è del capomandamento. Il capomandamento dice, tu e tu venite, che c'è bisogno di fare. Il reggente che funzione aveva? Di portare tutti i discorsi e il capomandamento decidere. Non avevo nessun potere di decisione. Autonomo, niente. No, niente. Soltanto di portare il discorso al capomandamento. Cioè, doveva riferire a chi di competenza, a al chi capomandamento. Perfetto. Sì. Poi il pubblico ministero l'aveva chiesto sull'omicidio di Baio Rosario, se aveva altre notizie da dare, in particolare per quanto riguardava, mi è sembrato, la motivazione di questo omicidio. Lei ha avuto solo notizie nel senso che era un confidente? Che poteva raccontare... E che poteva raccontare le cose all'autorità giudiziaria, in particolare quel periodo mi sa che era stato arrestato di nuovo il Brusca Bernardo mentre era latitante nelle campagne in una casa di proprietà, appunto, non so se di proprietà dello stesso Bernardo Brusca. È stato quel periodo che c'era una voce che diceva che qualcuno del paese aveva dato la voce alla carabiniero polizia che il Bernardo Brusca aveva fatto era latitante, spia, in poche parole. Una spia. Sì. Poi per quanto riguarda, per passare all'ultimo omicidio di cui abbiamo parlato ora, cioè l'omicidio Tortorici-Pillari, le dice che è avvenuto in territorio di Piana degli Albanesi. La Piana degli Albanesi di quale mandamento fa parte? Del San Giuseppe Eato. Va bene, pubblico ministero. Grazie, Presidente. Grazie, sì, possiamo passare all'altro capo di imputazione, l'omicidio di Ayovalasit Luigi, avvenuto in San Giuseppe Eato il 10 settembre dell'86. Sì, quella volta, mi ricordo, ci siamo recati nell'officina di Maggio, dove era appunto il riferimento, io... Di Matteo e Ricontati Rosolino. In quell'occasione... Senta, si fermi un attimo, magari per dare maggiore ordine al suo racconto. Cominciamo dalle motivazioni, cominciamo dal primo contatto che lei ebbe per organizzare questo omicidio. Perché fu deciso e chi le comunicò questa decisione? Ecco. Come sempre ad avvisarci era il Di Maggio, a venire ad Altofonte... prendendo appuntamento per il giorno dopo, dopo due giorni. Però in questa occasione di questo omicidio
Non era stato deciso prima, perché poi, come spiegherò, questo di Iavolasit è capitato quasi per caso, cioè è la persona che loro volevano eliminare, però è stata intravista nella zona mentre noi ci trovavamo appunto all'officina, è stata decisa, diciamo, tutto assieme, nel senso che... Sì, va bene, per quanto riguarda la commissione, ma perché lo volevano eliminare? Iavolasit, sì. Dopo ho saputo che questo ragazzo, che era, dicevano loro che era un drogato, continuava a rubare, e continuava a rubare nelle case, e mi ricordo che erano venuto a sapere a San Giuseppe Ato che addirittura avevano rubato in una casa della figlia di Mariuccio Brusca, che era lo zio di Giovanni Brusca. Quindi questa era la ragione? Sì, almeno così mi è stato spiegato. Passiamo all'organizzazione dell'omicidio. Ecco, ci trovavamo all'officina di Maggio, io, Brusca e Ricontati, Rosolino. Non eravamo andati in officina per questo fatto in particolare, ci trovavamo lì quasi per caso, mi ricordo che non mi ricordo se si doveva fare un altro omicidio o per portare un'ambasciata. In occasione è arrivato il Totò Genovese, il Genovese Salvatore, da fuori dicendo che avevano intravisto, era un pomeriggio, avevano intravisto su ragazzo in una zona di campagna vicino a San Giuseppe Ato. Lì già erano in possesso di una macchina rubata, hanno provveduto ad andare a prendere le armi che sapevano loro dove trovarli, e così è successo, tutto assieme, nel senso che c'era il genovese che stava attento a dove poteva andare questo ragazzo. Genovese di nome? Salvatore Genovese, Totò Genovese. Continui. Stava attento appunto dove si recava questo ragazzo e se era possibile eliminarlo. E così ha organizzato il Di Maggio, prendendo una macchina rubata che già era in suo possesso, le armi, io mi sono messo alla guida di quella macchina rubata, e nella macchina c'era il Di Matteo e il Ricontati. Il Di Maggio è venuto con una macchina sua, e andando dietro a questo ragazzo l'hanno seguito fino a quando, perché era per le strade di campagna, che era una zona vicinissima a San Giuseppe Ato, fino a quando questo ragazzo si è recato in una pizzeria che era fuori paese. Quando si sono accertati che questo ragazzo si è fermato ed è entrato dentro la pizzeria, la battuta ce l'ha portato sia il genovese che lo stesso Di Maggio, ci ha indicato al Di Matteo il bersaglio, nel senso gli ha spiegato dicendo chi era la persona da eliminare, e così ha fatto. Il Di Matteo è entrato dentro questo bar pizzeria, mi ricordo era all'inizio del paese, è entrato dentro ed ha sparato contro questo ragazzo. Io sono rimasto in macchina e il Ricontati non ha avuto il tempo di fare da palo. Dopo mi è stato anche detto che, a parte queste persone che ho elencato, dentro al bar si trovava anche Biagio Montalbano. Non so se era là per caso o sapeva che appunto doveva succedere questo omicidio, per cui si stava lì e faceva pure lui da palo. Ho capito. Vuole precisare qualcos'altro o ha terminato il racconto? No, ho detto questo omicidio, poi mi è stato raccontato il fatto che era un drogato e continuava a rubare, lo cercavano da tempo. Ho saputo dopo che ha rubato anche a casa di una figlia di Mariuccio Brusca, che era lo zio, sì, i motivi almeno per quelli che mi sono stati detti. Sa che apparteneva o chi gestiva a quell'epoca la pizzeria dove avvenne l'omicidio? No, non lo so. Non le hanno riferito nulla? Era una pizzeria nuova che avevano aperto da poco, no, non mi hanno riferito quel periodo. Qualcuno all'interno della pizzeria ha agevolato la commissione di questo omicidio? No, perché che mi ricordo io, il ragazzo si è continuato a seguire per le strade di campagna fino a quando poi ci è andato, almeno di quello che ho capito, ci è andato per caso al bar pizzeria. È sceso lì davanti e è entrato nel bar. Non sapevamo dove poteva avvenire l'uccisione. Da Barbera, lei conosce Pirrone Angelo, quello che gestiva le pompe funebri almeno fino a qualche mese fa, dopo che prima che lo arrestassimo? Se è la stessa persona che ho visto soltanto una volta, presentata così non ritualmente, presentata
Da Camarda Michelangelo, mi è stato presentato, vi soltanto una volta. Sei la stessa persona, se non mi sbaglio. Le risulta un qualche coinvolgimento di Pierrone Angelo nell'omicidio Iovalasit? No, a me no, completamente. Non ne conosco. Va bene, se non ci sono domande di integrazione della Corte, io passerei al prossimo capo di imputazione. Sì. Posso, Presidente? Sì, grazie. Prego. Omicidio di Dragotta Rosario, avvenuto in San Giuseppe Jato il 22 settembre dell'88. Sì. Dragotta, sì. Ci trovavamo, cioè eravamo andati su ordinazione di Maggio. Vabbè, ci recavamo sempre all'appuntamento all'officina di Maggio. Da lì quel giorno ci siamo trasferiti, però mi ricordo che quel giorno il Di Maggio non c'era. Il motivo perché aveva un figlio all'ospedale, se non mi ricordo male. Comunque quella mattina non c'era. Ci siamo recati e abbiamo trovato nel posto Giuseppe Agrigento, che ci ha accompagnati in una casa di campagna di proprietà di Giuseppe Agrigento, incontrata a Balletto. Mi ricordo che quella mattina appunto si doveva commettere un omicidio, ma l'omicidio che si era organizzato quella mattina non è avvenuto, in quanto la persona che si cercava non è stata trovata. Allora si è rimandato l'appuntamento all'indomani mattina, sempre allo stesso posto, nella campagna di Giuseppe Agrigento. E così si è fatto. L'indomani mattina col Di Matteo ci siamo recati nella campagna di Giuseppe Agrigento, e lì ho trovato il Giuseppe Agrigento, il nipote di nome Romualdo, Romualdo Gregorio, che era il nipote appunto di Agrigento. Lì abbiamo trovato le armi e la macchina rubata. Mi ricordo che appunto anche l'indomani mattina l'omicidio che doveva avvenire, non so di chi si trattasse, non è potuto avvenire manco quella mattina perché la vittima non era stata rintracciabile. Facendo il giro, che era il Giuseppe Agrigento a interessarsi a fare un giro di ricognizione per cercare la vittima, non è stata trovata. E in mancanza della vittima che era stata designata prima, ha incontrato, era una, appunto una mattina che pioveva, mi ricordo, ha incontrato poi la vittima che è stata ammazzata, il Dragotta, per caso in una campagna vicina alla casolare dove noi eravamo, di proprietà di Giuseppe Agrigento, circa 4 chilometri. È stato visto il Dragotta che stava raccogliendo lumache. Rientra Agrigento dicendo: guarda, non è stata trovata la vittima quella designata, ma è da tanto tempo che cerchiamo a questo Dragotta. Dragotta, ripeto, è una persona, un ex guardia giurata, anche lui si diceva di lui che raccontava le cose ai carabinieri, per cui era stato deciso prima questo omicidio. Ci trovavamo lì appunto per un'altra vittima, in occasione che Giuseppe Agrigento ha incontrato il Dragotta, ci siamo organizzati per sopprimere questa persona, il Dragotta. E così abbiamo fatto. Il Dragotta era conosciuto dal nipote di Giuseppe Agrigento, e così siamo partiti dalla casa di Giuseppe Agrigento. Non mi ricordo che macchina avevamo quella mattina. Siamo partiti dalla campagna e quando ci siamo recati sul posto, che era stato spiegato da Giuseppe Agrigento al nipote, su per giù dove si trovava, dove stava raccogliendo le lumache il Dragotta, recandoci sul posto abbiamo subito rintracciato e individuato, perché lo conosceva appunto il nipote, il Dragotta. Era stato deciso prima, su ordine di Giuseppe Agrigento, di fare uccidere al Dragotta dal nipote, in quanto era il primo omicidio e lo voleva fare al suo nipote. Dunque io guidavo la macchina, il Romualdo si trovava dietro e davanti si trovava il Di Matteo. Quando abbiamo rintracciato la vittima, che era, si trovava proprio ai bordi della strada, è stato il Di Matteo a scendere e da sparare contro il Dragotta.
Mi ricordo che dal finestrino è esploso pure qualche colpo il Romualdo, ma comunque dopo che era stato ammazzato. Da lì siamo ritornati nella casa di Giuseppe Agrigento, abbiamo dato le armi e la macchina rubata a Giuseppe Agrigento e siamo ritornati ad Altofonte, io e Di Matteo. Va bene, la Barbera, lei ha accennato poco fa alla causale di questo omicidio, può essere un po' più preciso? Ha qualche altro ricordo in merito? Lei ha parlato di una voce che dava la vittima, cioè Dragotta Rosario, come confidente ai carabinieri. Ma c'era stato qualche avvenimento sì. In particolare che aveva destato questi sospetti? Il particolare non mi è stato detto, ma ho saputo dopo che avevano tentato a San Giuseppe, gli avevano già sparato una prima volta. Avevamo fatto un tentato omicidio, ma era rimasto soltanto ferito ed era rimasto vivo. Il motivo che è stato riferito a me è quello, che era confidente dei carabinieri. Qualcuno le ha riferito di un sospetto collegato all'arresto di Bernardo Brusca? Quando si dice confidente, dopo l'arresto l'85, confidente in tal modo. Cioè nel senso che... dopo l'arresto di Bernardo Brusca, sì. Quando lei accenna a un ruolo da confidente, cosa intende dire? Che attribuivate una qualche responsabilità a queste persone? Sì, perché non si potevano spiegare come mai era stato arrestato proprio a casa dove tranquillamente non c'era andato mai nessuno e lui era tranquillissimo, cioè stava proprio tranquillo. Per cui non si spiegava il motivo come mai è stato arrestato. Allora tutte quelle persone che potevano essere responsabili, e poi un'altra cosa, anche perché dopo l'arresto di Bernardo Brusca, essendo in paese il Di Maggio non tanto conosciuto come mandamento, come persona influente in Cosa Nostra, dovevamo fare vedere che anche dopo l'arresto di Brusca gli omicidi continuavano a succedere, anzi più di prima. Va bene. Se non ci sono puntualizzazioni da parte della Corte, passerei al prossimo capo. No, possiamo andare avanti. Grazie, Presidente. L'omicidio di Filippi Rosolino, avvenuto in Alcamo il 24 maggio del 1988. Riferisca alla Corte tutto quello che si ricorda. Sì. Non so da chi era stato deciso, comunque era il Filippi era persona legata al vecchio clan di Alcamo, e persona vicino ai primi mafiosi prima di Vincenzo Milazzo, che non mi ricordo il nome, era collegato il Filippi alla famiglia di Alcamo, ma non mi ricordo a chi faceva capo. Comunque era stata decisa questa eliminazione e pertanto siccome ad Alcamo erano molto affiatati con la famiglia, con il mandamento di San Giuseppe Iato, servivano appunto delle persone strane perché l'omicidio doveva succedere appunto... Si fermi un attimo, lei dice erano molto la famiglia di Alcamo, il mandamento corrispondente, era molto affiatata, così ha detto sì. Lei... con il mandamento di San Giuseppe Iato. Sì. All'epoca chi reggeva il mandamento di San Giuseppe Iato? Allora reggeva nel periodo dell'omicidio? Sì. Ecco, dopo... Era 86, 87, 88? Sì. Chi era il reggente? Il reggente era anche... il reggente proprio quel periodo quando è successo l'incidente era Ciccio Varadonna. No. A San Giuseppe Iato? No, San Giuseppe Iato. No, avevo capito Alcamo. A San Giuseppe Iato il reggente era Di Maggio. Perfetto. Perché era Di Maggio? C'era qualche motivo in particolare? Di Maggio era successo dopo l'arresto di Bernardo Brusca. Avevamo fatto il reggente a San Giuseppe Iato Di Maggio Calduccio. All'epoca Giovanni Brusca era libero, latitante, era sul luogo? L'88 in particolare no, perché lui era... lui era confinato a Linosa, benissimo. Mi ricordo, e veniva di tanto in tanto, ogni tanto si vedeva. Però mi ricordo che dopo questo omicidio, dopo poco, è spuntato in paese come persona libera. Dopo va bene, questo. Torniamo all'omicidio di Filippi Rosolino, a questa mano d'aiuto che gli uomini di San Giuseppe Iato hanno dato alla famiglia di Alcamo. Continui. Sì.
C'era appunto il Ciccio Caradonna che essendo reggente della famiglia del mandamento di Alcamo in mancanza di Milazzo, che mi ricordo che quel periodo mi sa che era arrestato, se mi ricordo bene. Milazzo come? Vincenzo Milazzo. Perfetto. Aveva l'ordine, il Ciccio Caradonna, di per qualsiasi cosa di portare tutti i discorsi al mandamento di San Giuseppe Ato, in quanto conosceva bene, perché il Vincenzo Milazzo, essendo persona molto affiatata col Bernardo Brusca, sapeva tutti i discorsi di Alcamo, sia dell'antica famiglia, cioè della famiglia che precedeva il Milazzo, sia della nuova famiglia appunto di cui era rappresentante. Signor La Barbera, noi comprendiamo che significa portare i discorsi, può chiarire anche per la Corte che non lo sa che significa portare questi discorsi? Ecco. Chiarisca questo concetto. Sì. Allora, essendo che come capomandamento in sostituzione di Vincenzo Milazzo, che era arrestato quel periodo, il Ciccio Caradonna, non persona molto competente in quanto non conosceva i vecchi discorsi, mentre i vecchi discorsi li conosceva bene, benissimo, il Bernardo Brusca, le decisioni, e ancora meglio, quando si trattava di omicidi che dovevano succedere, specialmente per persone legate ai vecchi clan, che non mi ricordo chi comandava prima, l'ho sempre detto, ma non mi ricordo chi comandava prima di Vincenzo Milazzo, gli avevano fatto la guerra, appunto, l'avevano vinta, ed era successo appunto il Milazzo, le decisioni spettavano a Balduccio Di Maggio, non tanto anzi a Balduccio Di Maggio lui in particolare, ma spesso mi sono reso conto che spesso prendeva del tempo e quando poteva, o mentre il Bernardo Brusca si trovava. Fermi un minutino, quindi sostanzialmente, che era il concetto che volevo che capissero i giudici popolari, portare i discorsi significa andare a riferire ad altro capo mandamento quello che si doveva fare per ottenerne l'assenso. Perfetto. O comunque per l'organizzazione. Perfetto. È così? Sì. Allora vado avanti con noi. No, sto andando un attimo, sì, sempre per rinforzare questo discorso, perché è non solo, cioè anche se per casi più importanti che dovevano succedere sul mandamento di Alcamo, di quello che ho capito, non sempre il Di Maggio si prendeva la responsabilità direttamente, ma faceva così. Che poi mi è costato direttamente, riferiva quando poteva, si prendeva 2, 3 giorni, 4 giorni di tempo, riferiva come poteva, o tramite il figlio Emanuele Brusca, o da lui direttamente quando il Bernardo Brusca si trovava, perché dopo che l'hanno arrestato, dopo un periodo, 2 o 3 anni, è riuscito ad avere il Bernardo Brusca gli arresti ospedalieri. Arresti ospedalieri che gli permetteva di vedere direttamente il Di Maggio. Per cui voglio dire questo. E quando si poteva, o tramite il figlio o direttamente da Di Maggio, riferiva sempre a Bernardo Brusca, che decideva che cosa si doveva fare, specialmente in un altro mandamento. Perché in era questo sempre il capomandamento. Il capomandamento sempre, sì. Reggeva, il Di Maggio reggeva. Sì, sì. Il capo era sempre Bernardo Brusca. Proseguendo allora nella narrazione. Se vuole continuare raccontando come è avvenuto l'omicidio. Sì, l'omicidio è avvenuto così. Sto parlando di Filippi Rosolino. Filippi, sì. Rosolino, ad Alcamo. E, come sempre ci vedevamo nell'officina di Di Maggio, che era il punto di riferimento, e da lì quella mattina siamo partiti. Siamo partiti io, Di Maggio e Di Matteo. Dalla strada che porta da Partinico ad Alcamo, dallo scorrimento veloce, ci siamo recati ad Alcamo. Già aveva organizzato tutto il balduccio, sapeva che ci aspettava una persona all'inizio del paese di Alcamo. La persona mi è stata presentata, si trattava del fratello di Vincenzo Milazzo, di tale nome Sebastiano Milazzo, e che ci ha portati in una casa, non so se era di proprietà del Milazzo, ci ha portato in una casa in periferia di Alcamo. Da lì abbiamo incontrato Caradonna, il quale ci ha spiegato come doveva avvenire e dove si trovava la vittima designata. E così è stato fatto.
Dove era la vittima designata? La vittima designata si trovava in un ospedale ricoverato in quanto, anche se abitava fuori appunto per paura che la potevano colpire essendo facendo parte del vecchio clan, ho capito che quella persona era andata ad abitare fuori Alcamo, non so dove, e comunque quel periodo si trovava nell'ospedale di Alcamo che doveva subire un intervento. Queste notizie li sapeva il Caradonna, il Ciccio Caradonna. Allora si è organizzato tutto per colpire la persona mentre si trovava nell'ospedale. Così si è deciso. Allora, in un primo momento era il Ciccio Caradonna che spiegava il modo come doveva avvenire questo omicidio. Lui aveva contattato un infermiere che lavorava nello stesso ospedale, il quale ci doveva segnalare a noi persone strane, cioè dovevo essere io e il Di Matteo, dove si trovava la vittima designata, in quale reparto e in quale stanza si trovava. Dopo aver contattato l'infermiere, ha preso appuntamento il Ciccio Caradonna il pomeriggio per metterci d'accordo io, Caradonna e Di Matteo con l'infermiere per vedere, appunto, spiegarci e segnalarci la vittima, ma così non è avvenuto, perché il pomeriggio, quando ci siamo recati, che era in un bar vicino all'ospedale, l'infermiere si è tirato indietro, in quanto aveva paura, dice: io rischio il posto, se qualcuno mi conosce. Comunque non ha voluto più essere presente appunto ad aiutarci per commettere questo omicidio. Ritornando nel casolare dove era presente il Milazzo e il Di Maggio, hanno deciso di colpire la persona anche senza aiuto dell'infermiere. E così è avvenuto. Ci siamo organizzati per fare l'omicidio. Siamo partiti con la macchina rubata da questo casolare e le armi. Alla guida c'era Caradonna. Caradonna, appartenendo allo stesso paese, si è camuffato. Mi ricordo che quella volta, per commettere questo omicidio, si è messo una parrucca da donna, in quanto lo poteva qualcuno conoscere, essendo lui di Alcamo, e ci siamo recati all'ospedale. Lui ci ha aspettato in una viuzza poco vicino all'ospedale e siamo saliti al secondo piano, per come ci aveva segnalato l'infermiera, al secondo piano dell'ospedale, dove si trovava la vittima designata. Lo stesso infermiere ci aveva spiegato che si trovava, entrando dalle scale, nella seconda stanza. Mi ricordo che aveva dato il numero, o proprio ci aveva segnalato che era la seconda stanza, entrando a destra. E ci siamo recati io e Di Matteo per vedere se potevamo appunto commettere questo omicidio. Arrivando nel reparto dove era ricoverato, anzi sapevamo che la mattina aveva subito questo intervento la vittima, per cui eravamo sicuri addirittura che era ancora sotto anestesia. Arrivando sul pianerottolo abbiamo trovato altra gente. Abbiamo aspettato un po', in quanto non era ancora ora di entrata. Mi ricordo che abbiamo aspettato 20 minuti, mezz'ora, fino a quando è entrato un medico nel reparto dove si trovava la vittima. E ne ho approfittato, sono stato io ad entrare, ne ho approfittato del medico che stava entrando appunto nel reparto, non gli ho dato il tempo al dottore di chiudere la porta, sono entrato assieme a lui. Alla contestazione del dottore, io ero in possesso di una 357, il dottore si è accorto che ero armato, ha chiuso la porta e si è infilato in una prima stanza, cercando di evitare, ho capito, come persona armata, ha capito che c'era qualcosa, e si è nascosto nella prima stanza. Io sono andato nella seconda stanza, per come mi era stato spiegato, dove si trovavano due letti, e c'era una persona molto anziana, che era sui 70-80 anni, e non era quella la vittima, doveva essere quell'altro, per cui anche se non lo conoscevo, sapevo ed ero sicuro che era la vittima, era quella più giovane. E così ho fatto. Ho sparato contro il Filippi, che poi ho saputo che era, si chiamava Filippi. Siamo riusciti dal reparto, anche se c'è stato un po' di confusione, perché le persone non avevano capito se erano spari, se era successo qualcosa, che era scoppiato qualcosa,
Ci siamo avviati fuori, dove c'era il caradonna che ci aspettava con la macchina, e siamo ritornati dove c'era, anzi non siamo ritornati a Casolare, ma per strada, dove il Di Maggio aveva lasciato la sua macchina, quella pulita, per poi andarcene a San Giuseppe. Mi ricordo che ho descritto una persona che avevo incontrato nel pianerottolo, una persona di sesso femminile, che il caradonna mi ha spiegato che sicuramente era la moglie della vittima, per come mi ha spiegato. E basta. Non ricorda altro la Barbera sul punto? C'è no. Qualche altro particolare? Lei poco fa ha accennato a questi contatti che c'erano stati tra il mandamento di San Giuseppe Iato e quello di Alcamo per decidere questo omicidio. Lei è stato mai portato a conoscenza del ruolo che Filippi rivestiva all'interno della famiglia di Alcamo? No, so solo che faceva parte appunto della vecchia famiglia mafiosa, che il ruolo che rivestiva non l'ho saputo, che comunque era uomo d'onore della vecchia famiglia di Alcamo. Questa vecchia famiglia di Alcamo era per caso legata ai Badalamenti? No, non è Badalamenti. Questa a cui lei accenna? Badalamenti Gaetano? No, Alcamo. Questa famiglia di Alcamo era legata a Badalamenti Gaetano? No, non le ricorda nulla? O imparentati? Imparentati sì. Il cognome era i fratelli... Le dice niente il nome? I fratelli Rimi. I fratelli Rimi, signor Presidente. I fratelli Rimi. Faceva parte della famiglia Rimi. È un fatto storico accertato con sentenze passate in giudicato, quindi possiamo contestarlo. Certo. Fratelli Rimi. Quindi Filippi era legato alla famiglia Rimi, che era stata quasi o sterminata in parte, o qualcuno se n'è andato all'estero perché aveva capito che aveva cominciato a comandare il Vincenzo Milazzo appoggiato da Totò Riina. Per cui questa era stata una delle persone che era ritornato in paese appunto per farsi quell'operazione.